Benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'Animus può avere... effetti collaterali. Non ti sapeva? Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Qui... Per ora. Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora, però, nessuno ci è riuscito. Confortante la cosa. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità. Vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene, raggiungimi di sotto quando vuoi. Vabbè, compreso anche di Altair, credo, perché anche lui, insomma. Ma è Roma questa? Penso di sì. Comunque, anche Altair deve aver dato qualcosa per forza. Finalmente si può correre. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Aiuto. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori è affar tuo. Oh, dai, a far tuo. Apri gli occhi, Desmond. Gli occhi, anzi, l'occhio dell'aquila. Eccolo, laggiù. Sì, c'ho le allucinazioni. Vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Lì c'è una scala. Allora? Come vado? Sei riuscito? E già due, forse li abbiamo fatti. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni avremo finito. Ok, adesso dimmi. Perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare al... Ok, sono laggiù gli altri. ...nei suoi primi anni. Tutto è iniziato col 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza. Col suo sangue. Che senso? Avevo esaminato il suo incartamento. Vidi che aveva evidenziato un paio di scissioni dell'Animus. Un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine... divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Ok, ne manca uno della in fondo. Ultime sessioni dell'Animus. No, non è quello, scherzo. Sono... dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto. Dopo tutto quello che io gli ho fatto. È tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano con 16 avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Sarà che magari a terra è il quarto? Yes. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Boom. Sezione 04, tra l'altro scritto in italiano. Bellissimo. Dovrei averli fatti tutti, no? Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Insomma, grazie. Non sono tanto d'accordo. Buonanotte, Desmond. È bello averti qui. E sì che sarà anche ora di tornare nell'Animus, che dite? O magari c'è da parlare con Rebecca e Sean. Il che ci può stare, eh.